di Guerini, mettiamoci un po' di orgoglio di qualche azzurro e vedrete che il 3-0 ci sta tutto. Un rimpallo favorevole ed ecco pronto il resto carbone trafigge il portiere avversario. Con l'1-0 a favore ha cominciato a fluidificare e tirare anche Cruz e poi con un preciso assist è andato in gol Agostini che Gualco ha seguito come un'ombra. Simone ha tentato di tutto nella ripresa, ha sostituito l'evanescente Tentoni con José Pirri ed Agostini con il rientrante Sclosa, ma nonostante ciò è rimasta la Cremonese già vista, slegata, poco pericolosa, vulnerabile in difesa dove Turci non ha potuto far altro che fermare come vedete Agostini. Carbone è stato allora il giustiziere inesorabile dagli 11 metri. Anche Guerrini ha provato a cambiare qualcosa, finalmente ha utilizzato Altomare, che si è dimostrato utilissimo alla manovra azzurra di centrocampo e dai piedi di Lincoln, allorché è avanzato a centravanti, per l'uscita di Agostini, sono partite manovre insidiose. Il 3-0 garantisce un ritorno sicuro tra 15 giorni, tanto più che il palo colpito da Verdelli ha aumentato.